Alle nostre moto, è ovvio, piace andare sulle loro ruote entrambe o quando noi siamo in vena di porcate anche su una sola. Ci sono però delle situazioni in cui non possono o magari non conviene che vadano sulle loro stesse ruote. In questo caso abbiamo delle slick perché siamo venuti in pista al Mugello e quando non possono o non gli conviene andare sulle loro ruote c'è bisogno di qualcos'altro per trasportarle, ad esempio un furgone. Ma il punto è, come facciamo a mettere quella dentro a questo in sicurezza, evitando che a metà del tragitto un badaboom ci avvisi della frittata ormai compiuta? Partiamo dai fondamentali. Cosa ci serve per trasportare la nostra moto? Innanzitutto, a meno che non vogliate portarvela in spalla, un furgone. E visto che io sono 10 anni che carico moto in furgoni più bassi di questo, io vi dico, se potete permettervi di noleggiarlo o di chiederlo in prestito con il vano di carico alto in modo tale da poterci stare in piedi o quasi, è meglio per la vostra schiena. Dopodiché, qui abbiamo pronto tutto il necessario. Innanzitutto, cricchetti di qualità. Non risparmiate, come sempre in tema motociclistico, su questi componenti di sicurezza fondamentali. Questi ad esempio sembrano un po' logori, ma se lo sembrano è perché lo sono, perché sono 12 anni che ci trasporto moto e funzionano ancora alla grande. Fossero stati roba da pochi euro, non sarebbero ancora qui a fare il loro lavoro. Dopodiché delle cinghie che andranno infilate nei cricchetti, con all'altra estremità, in questo caso abbiamo un gancio. Gancio che si deve andare a infilare, e questa è una caratteristica fondamentale del furgone che dovete procurarvi, negli anelli di acciaio fissati al pavimento, al pianale del furgone. Dopodiché ho qui delle altre cinghie standard, oltre a altre cinghie a cricchetto. Queste sono nate come un'emergenza quando avevamo perso le nostre, le abbiamo comprate al volo su eBay. Come vedete hanno meno della metà degli anni di quei cricchetti lì e sono già decisamente più logore. Delle altre cinghie come queste standard, la chiusura la possiamo chiamare a ghigliottina, non so tecnicamente come si chiama. Queste non devono sopportare il carico della moto, ma io di solito le uso essenzialmente come sicurezza, come ridondanza. Le aggiungo per essere sicuro che se qualcosa dovesse andare storto ci sono anche queste a sorreggere la moto, e le uso anche per altri compiti minori come fissare ad esempio la tanica all'interno del vano del furgone o la rampa con cui lo andiamo a caricare per evitare che sballottoli ovunque, o ancora per tirare leggermente la leva del freno anteriore come ulteriore sicurezza per fare in modo che la moto sia ferma e stabile. Dopodiché, fondamentale, a meno che voi non siete Hulk o Mister Olympia e non vogliate sollevare la moto di peso per inserirla nel furgone, una rampa. In questo senso una in alluminio come questa, bella nuova, è la soluzione sicuramente ideale. Nel caso si voglia fare in maniera un po' più casereccia, vanno bene anche delle assi di legno, ma non delle assi di legno qualsiasi, quelle ad esempio da cantiere, spesse 4-5 cm, perché la moto che andate a caricare peserà 200-220 kg, non potete rischiare che vi si spezzi sotto la rampa con cui la state caricando. Poi il livello evoluto per fare in modo che la moto sia più facile da assicurare al furgone e anche più sicura, più stabile quando è all'interno del vano di carico, si ha con alcuni prodotti extra che non sono assolutamente necessari, ma come dire, consigliati. Innanzitutto questo è un blocco a ruota anteriore, in questo caso prodotto dalla Ace Bikes, come il resto del kit rampa e fissa ruota posteriore di cui vi parlo adesso che abbiamo qui. Si chiama Steady Stand, distribuito in Italia da SGR, e serve, come testimonia proprio il suo nome, a bloccare la ruota anteriore. Ci andate sopra con la moto e ve la tiene in piedi senza bisogno che voi appunto ne sorreggiate il peso. In questo caso si tratta di un blocco a ruota direi piuttosto comodo, soprattutto per il suo essere portatile e maneggevole. Pesa circa 7-8 kg, quindi comunque è bello massiccio, ma non si vincola al pianale, quindi lo potete usare sul vostro furgone, poi sul furgone dell'amico o su un furgone a noleggio. Questo invece, che non ho mai usato e proverò oggi per la prima volta, è una soluzione che si chiama Tire Fix, sempre Ace Bikes, sempre
distribuito da SGR in Italia, che serve praticamente a sostituire le cinghie che andreste a utilizzare al posteriore per assicurare il posteriore della moto, abbracciando la gomma posteriore e poi fissandosi al pianale tramite delle cinghie a cricchetto. Ulteriori accessori che vedete qui sono in questo caso dei panni, possono essere delle vecchie magliette usate, possono essere dei teli, dei pezzi di coperta. E a cosa servono? Non tanto a fissare la moto, ma a proteggere le sovrastrutture della moto o comunque le parti delicate nel caso in cui, tirando le cinghie sul vostro furgone in concreto, queste vadano a strusciare sulle carene o sullo scarico, e quindi posizionando un panno in microfibra o comunque un tessuto morbido tra la cinghia e la parte delicata della vostra moto, tipicamente le carene, e io qua ho una M1000RR con tutto in carbonio, quindi fidatevi che non le voglio rovinare, ottenete il risultato di evitare che le cinghie, strusciando, vi facciano fuori il trasparente, gli adesivi, la vernice, peggio che a buttarla per terra. Bene, abbiamo posizionato all'interno del vano di carico il nostro blocco a ruota al centro. Abbiamo assicurato i cricchetti con i loro moschettoni agli anelli del piano di carico del furgone. Abbiamo qui pronta la nostra bella rampa, che tra l'altro, siccome è nuova, non l'avevo ancora usata prima d'oggi, mi sono accorto che viene fornita in dotazione con la sua cinghia di sicurezza, proprio per fare quello che vi dicevo prima, cioè legarla quando si è finito di utilizzarla. Ora, furgone idealmente in piano, infatti qui non siamo in piano. Dopodiché si prende la nostra bella rampa, questa è una pieghevole in alluminio, bella, robusta, fatta apposta per lo scopo, costa circa 170 euro, qualcosa meno di 170 euro, e ha una portata dichiarata di 340 kg, lo verifichiamo, io peso 340 kg, come potete vedere mi sorregge perfettamente, con le sue belle estremità in gomma verso il piano di carico e il lato invece più affilato a terra per salire con la moto. In questa fase io sono da solo, quindi le opzioni sono due: o avere una grandissima forza per portare sulla moto a spinta, e vi assicuro difficile che l'abbiate, rischiate di incastrarvi, oppure portarla su a motore acceso con un filo di frizione, avendo in mano sia la frizione per modularla e farla salire col motore, sia il freno nel caso la spinta sia troppa per arrestare l'avanzata della moto. Una cosa fondamentale nel fare questa operazione da soli è stare molto attenti, essere molto delicati con la frizione, posto che di sicuro non dovete mai caricare una moto da in sella, perché è pericolosissima, la peggior cosa che possiate fare, ma stare molto attenti, essere molto delicati con la forza che lasciate esercitare alla moto deve essere appena insufficiente a portarla su da sola, un po' di forza ce la dovete mettere voi, perché qual è il rischio? Che quando la gomma anteriore è già salita sul furgone e rimane solo quella posteriore a fare grip sulla pedana, può accadere che sia proprio la gomma a sparare via la pedana e potenzialmente lasciandovi la moto priva di sostegno dietro, e non è quello che vogliamo, quindi molto delicati. Ora quindi carichiamo la nostra M1000RR e poi andiamo dentro a fissarla. Bene, siamo saliti sul furgone senza danni, anche perché se avessi fatto dei danni io, che sto cercando di spiegarvi come far salire una moto senza danni su un furgone, sarebbe stato divertentissimo. Tra l'altro non ve l'ho detto, ma furgone, freno a mano e anche la prima inserita, che non si sa mai. Ora siamo al cospetto del nostro blocco a ruota, che è progettato praticamente per bloccarla semplicemente andandoci sopra col peso della moto, spingendola, e quel cuneo si ribalterà bloccando la ruota anche da dietro oltre che da davanti. Quindi 1, 2, 3 e là. Direi che abbiamo fatto una fase di carico perfetta. Magari spegniamo anche il quadro. Ora Enrico, gira intorno al furgone, seguimi. Ora, come vedete, la moto è caricata perfettamente al centro. Sì, è un filo incidente verso sinistra, non abbiamo raggiunto la perfezione assoluta, ma direi che possiamo essere soddisfatti. Ora viene la fase più delicata, assieme a quella di carico,
che è quella di vincolare la moto con le nostre cinghie. Perciò andiamo da davanti e vediamo come si fa. Innanzitutto, parte finale per assicurare la moto al blocco a ruota. Sono dalla parte sbagliata, vado di là. C'è questa cinghietta di sicurezza che serve appunto ad avere un'ulteriore garanzia che la moto se ne resti vincolata al blocco a ruota. Ora qua è un po' buio, sto facendo fatica a infilare la cosa nel buco, non trovavo il buco, devo farlo passare più sotto. Moto sul blocco a ruota, ora bisogna fissarla. Qui viene un altro capitolo fondamentale: cosa si può usare per fissare la moto tramite le cinghie e cosa non si può usare. Si può usare, anzi è l'elemento principe tra tutti quelli di fissaggio sulla moto, la piastra inferiore di sterzo. È l'elemento più solido che vi garantisce, uno, che la cinghia non si sposti durante il trasporto, gli sballottamenti che possono arrivare dal furgone, due, che l'elemento stesso non ceda sotto la tensione delle cinghie. Ho visto più di una volta persone usare le cinghie facendole passare sopra i semimanubri, sui braccialetti, col rischio che magari appunto con gli sballottamenti della guida la cinghia salti, spassi in un altro punto, si allenti. Dunque l'ideale è la piastra inferiore di sterzo. Non sempre è facile da raggiungere. Questa M1000RR è una delle moto in assoluto più ostiche, proprio avendo questa carenatura monumentale in fibra di carbonio super avvolgente. Arrivare a infilare le manine dietro per farla passare sopra la piastra inferiore di sterzo è un macello, ma adesso lo facciamo, cerchiamo magari di tagliare perché probabilmente ci metterò 45 minuti. Andiamo. Qui che andiamo a cercare la nostra amatissima piastra inferiore di sterzo. Ora infiliamo la nostra cinghia nel cricchetto. Puntiamo solamente. Ora stiamo iniziando da questo lato per due motivi: uno, perché è il lato con più luce del vano di carico del furgone e per farvelo vedere era meglio; due, perché abbiamo il blocco a ruota. Se non avessimo il blocco a ruota, ora la punto solamente qui, non ha ancora iniziato a caricare realmente. Se non avessimo il blocco a ruota, noi avremmo caricato la moto puntandola contro la paratia che separa abitacolo da vano di carico e l'avremmo fatto con la moto sul suo cavalletto laterale, ovviamente se è una moto stradale e non da pista. Facendo questo però significa che dovete partire a puntare come prima cinghia quella dal lato del cavalletto, altrimenti banalmente rischiate di darvi in faccia la moto. Quindi questo è un altro vantaggio del blocco a ruota, contando che si tratta di un accessorio da 149 euro nel caso di questo Ace Bikes Steady Stand, e contando anche che vi semplifica la vita in una maniera incredibile, ve lo posso assicurare perché è una delle prime volte che lo uso, ma rende tutto quanto più semplice, veloce, sbarazzino, meno rischioso, io ve lo consiglierei anche. Vado dall'altra parte a cercare l'altra, o meglio l'altro lato della piastra inferiore di sterzo con l'altra cinghia. Piastra inferiore di sterzo, ci si passa anche meglio che su altre moto, pensavo peggio. Sarà che all'andata ho avuto più difficoltà, forse perché adesso la conosco, so dove passare con le manine da fuori a fuori. Puntiamo, attiriamo prima a mano e poi iniziamo a caricare. Ora qui ve lo faccio vedere poi dall'altra parte, ma vengono utili, esattamente come vi dicevo all'inizio, i nostri straccetti barra maglie usate, perché ora non c'è tanta tensione sulla carena, quindi non c'è rischio rottura, però struscia la cinghia sulla carena. Quindi noi andiamo, prima di fissare definitivamente la moto, a inserire un bel pannettino in microfibra e voilà, possiamo tirare un po' di più la moto di qua. Ora, quanto tirare i nostri cricchetti per caricare la moto? La cosa più importante in realtà è tirarli simmetricamente e non tirare prima tutto da una parte e poi dall'altra. Anche per questo, se avete qualcuno che vi aiuta, è tutto molto più semplice, invece che continuare a girare di qua e di là dalla moto. Ma l'ideale, quello che dovete raggiungere, è una discreta compressione della forcella. Per discreta intendo da staccata seria, ma non violentissima. Poi ovviamente dipende da quanto è rigida la vostra forcella. Qui abbiamo la moto sbagliata per fare l'esempio, perché ha lo stelo completamente coperto da questo parafango avvolgente in fibra di carbonio e quindi non si vede quanto è caricata. In questo momento c'è ancora una decina di centimetri di corsa libera da questo lato, quindi andiamo a caricarla ancora un po'. Qui la forza, io uso sempre come metro, se non riesco
a tendere, ed è un po' empirico, il cricchetto facilmente con due dita, vuol dire che siamo arrivati. Ora la nostra moto di base, come vedete, aspetta, Chico, allarga un po', come vedete, cioè da qui non se ne va neanche con una bomba a mano. Quindi la sicurezza di base quando caricate la moto la fanno le cinghie anteriori, che puntano sul blocca ruota e sulla paratia. Quindi una volta fatto bene il lavoro qui davanti, il resto è tutto per essere sicuri, ma da qui la moto non se ne va. Tra l'altro, avendo il blocca ruota, io l'extra sicurezza di un elastico o di una cinghiettina sulla leva del freno me la risparmierei anche, l'ho sempre usata, ma da quando uso questo è tutto talmente più sicuro che sinceramente non ne sento neanche il bisogno di stressare, non succede niente, ma di stressare l'impianto frenante. Nel tirare le cinghie, se avessimo avuto la moto sul cavalletto laterale, l'altra cosa a cui bisogna fare attenzione quando si carica prima sul lato del cavalletto è di non tendere troppo inizialmente, perché altrimenti vi ritrovate con la moto che si punta sul cavalletto e sulla tensione della prima cinghia e si alza la ruota posteriore, cosa assolutamente da evitare, perché poi la moto non ha più appoggio e non si riesce a correggere quella situazione usando le cinghie dietro. Ora che abbiamo fissato la moto davanti, cosa dobbiamo fare? Se non avessimo il nostro blocca ruota posteriore da circa 90 euro con cinghie annesse di Ace Bikes, dovremmo cercare due punti di fissaggio più o meno simmetrici rispetto all'anteriore per bloccare la moto anche al posteriore. Ripeto, una volta fatto bene il lavoro davanti, questo serve, ma è più una extra sicurezza. Di solito si usano come ancoraggio, per esempio, i fori nelle pedane del passeggero. Qui addirittura, essendoci il telaietto a vista, è un altro buon punto. Comunque sempre punti solidi, non roba che si può smontare. Dato che non dobbiamo neanche applicare tutta la tensione che c'è davanti, a volte persino fori nelle pedane possono andare bene. Insomma, questo dipende molto da moto a moto, dovete un attimo studiare la vostra e capire qual è la soluzione migliore per la vostra moto. Ora, se tutto quello che vi ho detto fino adesso è frutto di 12-13 anni e passa di esperienza a caricare moto e anche qualche volta a sbagliare a caricare moto, questo oggettino qua da circa 90 euro, questo tire fix, questo blocca ruota posteriore, ora vediamo in diretta come funziona questo blocca ruota posteriore. Praticamente si posiziona sopra la ruota, poi dovrei mettere la cinghia anteriore, si blocca sull'anello d'acciaio legato alla cinghia posteriore, però e mi sa che in questo caso abbiamo un problema, perché con una moto al centro di questo furgone che è abbastanza grande, non riesco ad arrivare al gancio. Quindi, avvertenza, allora, se sulla carta sembra molto utile e vi dovrebbe facilitare le cose nel bloccare la ruota posteriore, verificate prima la lunghezza delle cinghie dichiarata e la distanza dal pianale del vostro furgone, per scoprire se è compatibile. In questo caso funzionerebbe alla perfezione, ma ci manca veramente 5 maledettissimi centimetri per utilizzarlo come dovrebbe. Quindi torniamo al piano originale, o meglio al piano classico. Questo poi lo mettiamo a posto come si deve nella sua valigetta da trasporto più tardi. E come vi dicevo, qui dietro non c'è bisogno di un'eccessiva forza, ma solo di dare ulteriore stabilità e un minimo di carico alla ruota posteriore. Dobbiamo fare lo stesso dall'altra parte e poi abbiamo finito e possiamo partire. Mentre un'altra volta, ovviamente, è venuto a piovere mentre registro un video. Ma non sei tu? In che senso? Non sei tu che parte la pioggia? Ma va, ma piove dappertutto. Bene, abbiamo finito, la nostra M1000RR è caricata, quindi chiudiamo, sicuri che tornerà a casa tutta intera. A me non resta che invitarvi come sempre a usare i commenti qui sotto per chiedere qualche altra spiegazione, delucidazione dritta sul carico moto, sperando di essere stato comunque chiaro fin qui. Dopodiché iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like perché i video così utili aiutano sempre. E niente, ci vediamo tra qualche giorno di nuovo qui sul canale con ovviamente un altro video a base di gas più di carico moto. Io a questo punto, con la moto carica, furgone pronto, posso tornarmene a casa bello sereno. Allora, ciao smanettoni. Zio,
Ma zio, ma mi ha mollato qui! Maledetto! Mi ha mollato qui!